Amici carissimi del canale Wooster Second Side, ben ritrovati su FC24. Ragazzi, pronti a vivere altre emozioni con questo Newport County? La classifica l'abbiamo vista. Noi oggi giochiamo contro l'MK Dons, ragazzi, che è una squadra di categoria, una squadra molto importante che al momento milita al sesto posto, ok? Noi siamo molto indietro con preparazione e quant'altro, molto, dico molto indietro. Non abbiamo una panchina lunga, tecnicamente è una squadra che si trova miracolosamente all'ottavo posto, ragazzi, miracolosamente. E molti non si spiegano neanche il come mai, e io sono il primo di questi, però la squadra piano piano, punticino dopo punticino, si sta tirando fuori da una posizione di classifica molto pericolosa. Il campionato è lungo, è molto lungo. Sono 24 squadre, ragazzi, quindi non sottovalutiamo. Non abbiamo molti soldi a disposizione per poter fare un mercato, una campagna pazzesca, però siamo riusciti quantomeno a mettere delle toppe nei ruoli importanti, anche se abbiamo bisogno di ricambi, perché quelli siamo completamente sotto lo zero. Ecco perché siamo ancora al 23 di settembre, a gennaio, da qui a gennaio ci sono ancora 3 mesi pieni, quindi sarà difficile, ragazzi, difficile. Allora, intanto lo Youth Academy, dobbiamo vedere un attimino come siamo messi. E qua stiamo cercando di sviluppare gente, ragazzi. Quindi qua va bene, per adesso va benissimo così. Ci stiamo muovendo, anche se... Accetto questo Adrian Malinowski, che già praticamente ha un livello quasi da prima squadra, perché abbiamo un 54 già pronto. Gli altri ancora sono un po' indietro, Va bene, ragazzi, match day. Si ritorna in trasferta, si gioca contro il... Anzi, però intanto fatemi vedere un attimino una cosa, perché può essere che possiamo sistemare qualcosina in squadra. Vediamo la formazione che scenderà in campo. Allora, abbiamo da sistemare Morris e soprattutto Baker, quindi vediamo se abbiamo recuperato gli acciaccaticci giocatori che abbiamo. Allora, Sodie va a riprendersi il suo posto a sinistra. È un 55, quindi dovremmo anche operare su questa parte. McLaughlin si va a prendere il suo ruolo di difensore destro, mentre invece dovrebbe recuperare Delany, che entra al posto di Clark, e teoricamente avremo la squadra titolare oggi. Ok, le condizioni sono ottime per un buon calcio. Qui sbagliamo il disimpegno, attenzione la parata del nostro portiere. Proviamo a liberare adesso. Bravo Sodie. Sodie è un bel giocatorino, Bella questa apertura ancora per Camblan. Attenzione, Camblan dentro l'area di rigore. Il passaggio qui. Proviamo adesso la botta. E il tiro, il gran gol! È il gran gol del Newport! È proprio lui, il nostro Boldy Man! White, signori! Ma che gran gol che mi ha fatto! Oh, però questa squadra, quando la squadra c'è... Cioè, quando c'è la squadra titolare, la squadra va bene. Il problema è qua... Guardate come va a piazzare quella palla sotto l'incrocio. Bello veramente, ragazzi. E allora, subito in vantaggio, signori. Allora, guarda, fino a quando mi tirano queste caramelline da là, a me mi può andare anche bene. Morris. Bella questa apertura. Attenzione a Muniz, che adesso scatta e intraprende una lotta. E il tiro è gol! Qui è stato grande Muniz! Si fa il gesto del ciecato. Il gesto del ciecato, Gamblan. Il mitico Gamblan. Qui però è stato insistentissimo Muniz. Qui quanto vale, ragazzi, il peso di un 69 squadra in questa categoria? È un lusso avercelo. 2-0, signori. Cerchiamo di chiudere sto primo tempo in vantaggio, attenzione. No, ragazzi, allora, ascoltatemi. Questa è l'unica critica che io al momento faccio a questo gioco. Come in precedenza, ragazzi, non è possibile che ogni minimo contatto venga fischiato un calcio di rigore. Ragazzi, noi abbiamo subito almeno 4-5 rigori nelle prime 7-8 giornate. Non è possibile.
Che cazzo fai? Ma che fai? Ma che ha fatto? Ma possiamo rivedere per favore? Ma il nostro portiere comunque è un rincoglionito, eh. Ma che ha fatto? Comunque questo, ragazzi, mi dispiace doverlo dire, ma è l'unica critica che io devo necessariamente fare a questo gioco. E non ha mai migliorato questo aspetto. Attia. Mamma mia, attenzione! E il tiro è questo, è troppo debole, però intanto il portiere ribatte. Cioè, ogni minimo contatto, ragazzi, è un calcio di rigore. Comunque, loro indietro sono messi molto male. Va bene, primo tempo 2-1, ragazzi, siamo in vantaggio, non perdiamo la calma, self-control. Vediamoci la ripresa. Subito 1-2, sbagliamo la palla, sbagliamo subito. Attenzione, esci! Esci! Esci, cretino! Well, as you can see, the defending is really poor. It's a simple finish. Cretino! Piana, au, eravamo 2-0, raga, la partita buttata nel cesso. Oh, questi ora giustamente diventano aggressivi, giustamente. Naranjo. Muniz. Dai. McLaughlin. Dai. Good technique displayed and played in. Oh. Well, it comes to nothing in the end. Abbiamo fatto svegliare una squadra che stava dormendo. E ora guarda qua. Mando vai. Dai, 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 si può ancora vincere questa partita, però subiamo troppi gol. Bryn Morris. Bella era questa apertura, bella era questa apertura, bella era questa apertura, pressalo che sta sbagliando. Bravo! Harvey. Minchia. L'abbiamo fatto uscire. Bravo. Really good challenge. Mamma mia come si interseca. Mamma mia come mi si interseca. Mamma mia. No. Well, the post got in the way. And he did what he had to do defensively. Mamma mia, un'altra occasione. Un'altra occasione. E il gol. E ancora lui. Boldy man, ragazzi, ancora lui Boldy man. Il nostro White, ragazzi, la riporta in vantaggio, fischia il pubblico, ma sti gran cazzi. Abbiamo preso una traversa assurda microsecondo fa, ragazzi. Bravi così, ragazzi, bravi così. Dovremmo entrare di diritto nei playoff, se vinciamo sta partita. Vai. Bravo. Bravo, non lo prendi più. Bravo, bravo, bravo. Chiama la palla al compagno, dalla fuori, attenzione, la botta di esterno! E il gran gol! Più due again, signori, più due again. Grande Kamblan, ragazzi, quanto è importante sto giocatore, ragazzi. Quanto è importante sto giocatore. Di esterno, ragazzi, la piazza. Bella così. E la portiamo a casa, probabilmente, eh. Non siamo talmente cretini da prendere un altro gol. Esce Sodie. Substitution, then. Let's see how it affects the match. Not advantage with them. Could be. And it's in. Ah dai, dai, dai. Ma come si fa a prendere un gol del genere, ragazzi? Ci ha spaccato. Ma me lo fate rivedere, per favore. Mi fate rivedere questo gol, ragazzi, perché onestamente io non ho capito come ci siamo fatti sfuggire. Ma dai, 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 va bene, va. Ragazzi, dai che è finita la partita, torna indietro, va. Siamo all'87esimo. Andiamo di Scott Bennett.
questo non è fuori gioco. Siamo in regolarissimo gioco. Attenzione. E il tiro. 90esimo, signori. Qui sbaglia Muniz. Purtroppo la conclusione è stata molto sfortunata. 3 minuti concessi all'arbitro, ragazzi. Stiamo finendo, eh. Dai, 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 dai. Li, se riuscissimo a non farli passare dalla metà campo. No, eh. Tucker. Warren Ohora. No. Bravo. Dai, 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 dai. È finita la partita, dai. Dai che è finita la partita. Drysdale. C'è anche il vantaggio. Bella così, ragazzi. Tre punti d'oro. Tre punti d'oro. E spugniamo Milton Keynes. E allora, signore, la classifica ci vede entrare di diritto nella zona playoff. Siamo al sesto posto. Chi l'avrebbe mai detto? Siamo praticamente a 4 punti dal Tranmere Rovers. Ragazzi, 4 punti dalla testa della classifica. Siamo in piena zona playoff. Frutto di 6 vittorie, un pareggio, 4 sconfitte, 21 gol fatti, 24 subiti. Cioè, siamo praticamente una squadra di pazzi folli scatenati. Cioè, ragazzi, obiettivamente. Va bene, training session, dopodiché testa alla prossima partita. Bella così. Allora, ragazzi, si gioca contro il Crewe, ragazzi. Crewe che è una squadra che è praticamente a 16 punti, quindi è appena sotto noi. Se vediamo un attimo la classifica, lo vediamo subito. Dov'è il Crewe? Eccolo là, Crewe Alexandra. È a 16 punti, quindi vogliono entrare di diritto anche loro in questi playoff. Noi la squadra ce l'abbiamo perfetta, quindi continuiamo a rimanere come siamo, perché fortunatamente le partite adesso stanno diminuendo durante la settimana, quindi possiamo giocarci questo incontro. Ci vediamo in campo! What a game we have in store for you today. Ancora una trasferta per noi. Hello, e ancora contro una squadra che pretende assieme a noi di entrare a questo punto e mantenere i playoff. No, piano! Anzi, meno male non si è fermato. Well, thanks Derek as always. The scene is set. Two good teams, a great playing surface. Attenzione, qui subito il Crewe con bella intensità. Parte bene, ma adesso proviamo noi il contropiede, però siamo solitari nella notte. Well, they're going to play with a front two, which means they have to link up with each other as much as possible. Well, they fancy a short one. Determined defending. No, raga, ma non puoi fare una cosa del genere, sei un pazzo. And cutting inside. Mamma mia, raga, qui su un nostro disimpegno sbagliato è la terza occasione che hanno questi, eh. McLaughlin. No! No, vabbè, ma il nostro portiere però è un ritardato, ragazzi. Confermo che il nostro portiere ha seri disturbi motori. Ha serissimi disturbi motori il nostro portiere, ragazzi, ed è lampante. Qui abbiamo fatto, vabbè, una cappellata, però il nostro portiere non può regalare una palla ogni volta. Vabbè, ragazzi. Questo comunque era fallo. Siamo in svantaggio al 33esimo, raga, ma c'è tutto il tempo, la possibilità per recuperare questa partita compromessa. Questo comunque era rigore. Allora, se tu mi dai il vantaggio perché l'ha presa con la mano, mi devi dare, se non segniamo, mi devi dare il calcio di rigore. Non esiste questa cosa. Mi devi dare il calcio di rigore. L'aveva presa con la mano, ragazzi. Bravo. White. Questo è un altro fallo di mano, è calcio di rigore. Ma dai, ma sono tutti falli di mano questi. Ottimo, subito calcio di rigore dopo 3 minuti all'inizio della ripresa. Facciamo uscire McLaughlin, entra Baker. Non è il suo ruolo. Allora, la battuta va proprio Muniz. Stavolta il tiro andrà sulla sinistra. Spiazza completamente il portiere. Spiazza completamente il portiere. Muniz è gran capo cannoniere della squadra. Well, here it is again. He makes it look so easy.
Molto molto bello questo calcio di rigore. 1-1, meritato, meritato, non stiamo rubando nulla. Ancora un'altra occasione, ancora centralmente. Naranjo. Il tiro al giro, che gol! Questo è bello, eh? Questo è stato bello, ragazzi. Questo è stato bello. Guarda qua, guarda qua. Guarda qua, guarda qua. Questo è stato bello, eh? Comunque, meritiamo, eh? Siamo squadretta e tosta, ragazzi. Rivediamo un attimino questo gol perché è stato molto. Ma qui è stato sbagliato il portiere. Comunque, esce Camblan, esce e entra Evans. Siamo con tre punti, ragazzi, là davanti. E qui sbagliamo una palla incredibile. Attenzione, perché li mettiamo tu per tu col nostro portiere. Attenzione. E qui sbaglia, 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 sbaglia! No! Via, quanti gol subiamo, ragazzi. Quanti gol subiamo? Subiamo sempre troppi gol, almeno la media di due gol a partita, ragazzi. Siamo una squadra completamente pazza. Ma che cazzo, va? La squadra di folli totali. Dai, 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 che c'è tempo e scatta. The scores level again now at 1-1 with 74 minutes Bello. Played. Cheers, Alex. Ma fammi giocare! Ten minutes to go. Connor Thomas, Baker Richardson. No, no! Grande. No, ma che cazzo! Ma non è vero! Ma l'ho presa col petto! Ma cosa? Ma che era sta cosa? And a chance to restore their advantage. Ma va a cagare, va! Va a cagare, va! Tutto ultra attacking, abbiamo perso una partita, avevamo ribaltato, ragazzi. Avevamo ribaltata sta partita, raga. L'avevamo presa, ragazzi. Demetriou. Che culo di merda, va. Vai! Bele! Bele! E gol! White dice di no. Subiamo troppi gol, ragazzi. Ma troppi, troppi gol, ragazzi. Troppi. Va bene, mister! Un esaurimento nervoso. Follia totale. Ancora non è finita. He holds off the defender brilliantly and keeps his composure. That's a great goal. Bella così. Putting so much effort into winning back possession. Wood. Bella. Mamma mia. Mamma mia. The cut back. Tira. Chi è che squadra, ragazzi? Che campionato, ragazzi? Sono tutti disperati. Well, let's look at this again. He's done superbly well to pick ragazzo! Out teammate here. And the finish is clinical. It just so makes it die. Look so easy, doesn't it? Bella così, ragazzi, la portiamo a casa. Fischia arbitro! Adesso puoi fischiare se vuoi. Mi puoi fischiare se vuoi, guardalo là. Mamma mia, mi sguinzaglia. L'ho sguinzagliato. Onorio!
And there it breaks down, but credit to arbitro è finita, che a 2-4-3 uno dopo l'altro, scorpacciata di gol, ragazzi. Due trasferte e due vittorie, sono 9 punti di fila, ragazzi. Che ve devo dire? Ci vediamo per la classifica? Sarà carina, sarà carina. E allora, signora, vogliamo vedere questa classifica? Ci vede al quinto posto. Ragazzi, però non è solamente una questione di quinto posto, è una questione che siamo praticamente a sempre 4 punti, perché il Tranmere Rovers continua a vincere. Siamo a 3 punti dal secondo posto, a 1 punto dal terzo, ragazzi, ed è fantastico. E ora? Ora, l'ultima partita del nostro video di oggi. Intanto ci facciamo un bel allenamento. Si gioca nuovamente in casa. Siamo una bella squadra, comunque. Cioè, alla fine, bella squadra. Siamo una bella squadra di merda. Però giochiamo bene. E siamo con world class, attenzione, che stiamo giocando con, diciamo, livelli bassi. Lo Youth Academy mi dice che abbiamo questo giocatore qui che vuole, vediamo un attimino. Vogliamo fargli fare il center forward? Secondo me il center forward lo può fare. Sì, vai, andiamo a fare. Ah, si gioca in casa, ragazzi, quindi qua molta attenzione a non perdere la testa, perché questi sono una squadra di... Non ci facciamo ingannare dalle apparenze, va, questa è la soluzione. Bello questo passaggio, neanche il tempo! Ma perché con le piazzate col piattino? Corner kick played in. And dealt with it nicely. Bello il piazzato. Great block again. Ehi! Allora, per il momento non ci stanno capendo niente, già sono passati 5 minuti. Bravo così. Bravo così. Oh, Stuart, they might be onto something. Udina Gir! Madonna mia, però hanno troppo culo ora, eh? Ora basta! Ora basta! Ma da questo? Swan? Madonna mia, ragazzi, ci ha fottuto! Now he must favor the cross. Bravo. He read the situation defensively and did his job. And va bene. And that'll be a throw. Attenzione. Looking for the goal that would put them ahead. Can he finish? Ma meno male che ha sbagliato, well, ragazzi, però come? Dai, però sti passaggini a un millimetro dalla porta no, raga. Molto tosta, ragazzi. Lo sapevo, ragazzi. Lo stavo già carpendo dalle prime battute, ragazzi, che questa era squadra tosta. Molto tosta, ragazzi. Guarda come cazzo attaccano sti maledetti. È squadra molto tosta. Molto tosta. Però attenzione, Però noi siamo pure tosti. Bene così, è un bene che l'abbiamo recuperata prima della fine del primo tempo, eh. È un molto bene. Molto un bene, però è partita tosta, raga. Avversario è tutt'altro che easy. Moreno. Callum Johnson. And losing possession. Attenzione. Qui mi parte. Well, using the space really well, you've got to say. Really fine piece of defending. Oh, that is outrageously spectacular. Qui hanno fatto una gran cappellata, ragazzi. Questa è stata una gran cappellata che io rivedrei per darvi omaggio. Intanto l'insistenza, guarda qua. Qui proprio la dimostrazione di quanto i portieri siano leggermente, come dire, disabilitati, direi. Per non dire un'altra parola brutta.
Non lo prendi. Secondo me non lo prendi neanche. Neanche se gli spari lo prendi. Però gliela togli. Ma che cazzo? Ma perché si butta quello? In possession Oates. Attenzione. Johnson. Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. Bella, bella, e tiro e gol. Fine. Qui hanno fatto una cappellata loro, eh. Qui hanno fatto una cappellata ed è la seconda cappellata che gli costa il gol. Grande Juju. 3-1. Facciamo molta attenzione, Muniz. Vabbè. Allora, facciamo una cosa. Mi butto un po' all'attacco. Che loro ora si stanno buttando molto all'attacco. Quindi vediamo se noi magari riusciamo, come dire, a presentarci un qualche uomo in più, visto che loro adesso saranno... Ecco, esattamente questo volevo fare. Esattamente questo volevo fare. Era quello che volevo fare e l'ho fatto. Bravo Rai. Sbagliano il passaggio perché li pressiamo con molta, molta arroganza. 4-1, direi partita finita. Goals in plentiful supply. 4-1 currently. Comunque potenzialmente in questo momento, per come sono messi in campo, gliene potremmo fare altri 3. Sono tutti là. Cioè basta che gli rubiamo una palla qua e ce ne andiamo in porta. Però finisce così e questa volta dice un secco 4-1, il che mi piace, ragazzi. Siamo diventati veramente una schiaccia sassi, ragazzi, eh. Vediamo un attimino la classifica, ci lasciamo con grande felicità oggi. Oggi con grande felicità, 3 su 3 mi pare, sì, mi pare di sì. E allora, ancora una volta, un piccolo training per post partita per la nostra squadra, dover farli un attimino caricare, e dopodiché, ragazzi, la classifica. C'è un team strategy, qualcosa mi era stato segnalato? No. Allora, gli standing, ragazzi, noi siamo in questo momento quarti a pari punti col Wrexham terzo, e siamo a 3 punti, ragazzi, non più a 5, ma siamo a 3 punti dal Gillingham, che è primo, ragazzi. Cioè, io... Vi dico la seguente, allora se volete che io aumento un'altra volta a leggenda, ditemelo e tranquillamente lo facciamo, ovviamente fatemelo sapere tramite i commenti, altrimenti rimaniamo così, anche perché comunque sia siamo una squadra che subisce parecchi gol, abbiamo fatti 29, abbiamo subito 28, quindi fatevi un attimino due conti. Se mettiamo leggenda, ragazzi, è finito. Però va bene, a me mi va benissimo qualunque cosa vi piaccia. Ragazzi, pollicciate in su. Fatemi sapere se questa serie vi continua a piacere e mi raccomando commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ragazzi. Io sto notando che purtroppo molti di voi, più del 50%, guarda questi video ma non si iscrive al canale. Che mi cambia, ragazzi, tanto ve li guardate i video, quindi mettete quel click ed entrate a far parte dei Luvacchiotti. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao.